Subito nel eh, merito del discorso proponendovi il nucleo centrale della proposta che vi faccio, che nasce da un problema di metodo e da un problema di contenuto clinico. Il problema di metodo è questo bel titolo che è stato dato a questo convegno Psicopatologia, Farmacologia e Neuroscienze. Incontri possibili e qui vi proporrei incontri necessari. Ecco, perché non sono soltanto possibilità di incontro, ma in qualche modo la necessità che ci sia una triangolazione fra il vissuto il fenomenologico, il rapporto fra desiderio e difesa, che è la psicanalisi, e le neuroscienze con tutto il portato legato al discorso appunto della struttura biologica del cervello che si intreccia con questo. Ma questo è il metodo generale, spero alla fine di, di raccogliere questa idea e di darvi una dimostrazione, spero come nella clinica questa triangolazione sia un elemento di grandissima potenza, di grandissima eh, capacità euristica. Qual è l'idea che vi vorrei proporre? Vi dico subito, eh, esiste un concetto che trauma e psicosi sono accomunate e al tempo stesso differenziate da un qualcosa che vi propongo di chiamare la ipersensorialità. Cos'è la ipersensorialità? Forse la potremmo chiamare l'allucinatorio. L'allucinatorio l'ipersensoriale è un'esperienza di un dato percettivo sensoriale che si impone con una chiarezza, una potenza, come un lampo, come una certezza, come un chiarore, come un'illuminazione, come qualcosa che lascia un ricordo al tempo stesso affascinante e terrificante, che spazza via il contesto, che si stacca da tutto il resto e che la fa da padrone sulla capacità di contestualizzare questa esperienza sensoriale. Una luce troppo forte, una faccia smorfiosa, un dente annerito, una sensazione terribile che dentro la pancia ci sia un rospo che me la mangia. Non sono fantasie, sono esperienze reali molto potenti che non sono fantasie. Questa è l'idea di fondo, non sono fantasie. Sono sperimentazioni potenti in cui la sensorialità la fa da padrona e in cui la capacità di contestualizzare, razionalizzare, simbolizzare, eh, dialettizzare, circoscrivere queste esperienze diventa molto difficile è necessario un'altra persona, è necessario un farmaco, è necessario tutto un lavoro molto complicato, ma spesso questa è la cosa drammatica e ve la propongo anche perché nella mia esperienza clinica è successo spesso. Spesso questi chiamiamoli lampi, se volete. Questi lampi allucinatori vengono come seppelliti da tutto il resto che succede dopo e noi assistiamo, poi cercherò di articolarlo meglio, a dei deliri ma delle spiegazioni, dei racconti, in cui questa matrice ipersensoriale originaria, quel lampo che si verificò quella volta, dopo il quale io non sono mai più stato lo stesso, ecco, quel lampo viene sepolto da una clinica successiva, viene perduto e noi trattiamo quella cosa come, vabbè, insomma, via, non è così, stia tranquillo, ma perché adesso le do qualcosa? No? E il nostro psicotico, il nostro traumatizzato, sente che se non ci si avvicina, a questo lampo, a questa luce, a quell'immagine, a quell'esperienza corporea cenestesica terribile, all'idea che qualcosa dentro di me muore, all'idea che qualcosa fuori di me succede, io non so che cosa voglia dire. Ecco, è, su questo la fenomenologia ha dato dei contributi straordinari e aggiungo io anche la psicanalisi, ha dato dei contributi più in chiave esplicativa, cioè come si arriva a questo. La fenomenologia dice è così. La psicanesi dice come ci si arriva a questo? La neurofisiologia spiega la base biologica. Allora, ritornando a questo punto, io eh, partirei da Kreshmer e poi arrivo a questo discorso. Kreshmer dice una cosa secondo me fantastica. Cioè lui dice il delirio di rapporto sensitivo. La vergogna suscita persecutorietà. Quando io mi vergogno mi sento perseguitato. Oh, dice, ma com'è questa cosa? È così, ma vogliamo spiegarla meglio, come l'ho capita io, poi mi direte se vi convince. La vergogna è la nudità. Noi siamo abituati a pensare alla nudità nell'aspetto sessuale e Dio sa quanto è importante e quanto è eccitante la, la nudità. Nessuno nega questo aspetto, ma c'è un altro aspetto della nudità, che è l'esposizione. La nostra pelle è esposta. Tutti mi vedono senza la mia maschera. Tutti mi vedono senza il mio vestito, tutti mi vedono senza il mio rossetto, senza i miei baffi, senza il mio cappello, senza la mia scheda con sopra scritto, dottor Correale, professore, eccetera, eccetera. Questa esperienza di nudità a me sembra, come dire, che potrebbe essere, eh, un, appunto, cresce per parlare di vergogna. Io vi propongo di declinare la vergogna come nudità, e la nudità, che cos'è a sua volta? È un'esperienza di perforazione. Gli apparati di contatto, le barriere di contatto, cos'è la barriera di contatto? Il rapporto mente esterno o mente interno, la capacità di dire mi succede questo, vedo questo, sento questo. La barriera di contatto si altera, nella nudità, vergogna, qualcosa che deve rimanere coperto, deve rimanere circoscritto, viene perforato. La perforazione sfonda la pelle, sfonda il contenitore, sfonda la soggettività a cui noi siamo abituati, a cui siamo, siamo giustamente tanto affezionati, senza la quale ci sentiamo perduti. Noi ci liberiamo della nostri, dei nostri vestiti solo con pochissime persone, io intendo vestiti in senso eh, psichico, non soltanto naturalmente materiale, no? ma con, con, con pochissime persone molto selezionate e certe volte neanche con quelle. No? La nostra nudità può essere anche un modo di coprire la vera nudità, no? ci scopriamo per coprirci certe volte. No? La seduttività, l'isteria, eccetera, eccetera. Allora, in qualche modo, io vi propongo questa idea: se la nudità è una perforazione, è possibile immaginare che noi abbiamo bisogno continuamente di attutire, proteggere, circoscrivere, contenere i dati che il nostro corpo dall'interno ci manda e che il nostro mondo dall'esterno ci manda, e che senza questo apparato di contenimento, circoscrizione, delimitazione, filtro, attutimento, la nostra vita verrebbe perforata da qualcosa che è troppo forte. Ecco, io vi propongo l'idea che la ipersensorialità sia questo qualcosa di troppo forte che sfonda la barriera di contatto, sfonda il sistema di eh, contenimento e circoscrizione, e si impone come qualcosa che perforando il contenitore, si impone come una potenza indistruttibile, potentissima. Io vi propongo di chiamare questa cosa allucinatorio. Che cos'è l'allucinatorio? Non sono io che lo propongo, insomma c'è tutta una letteratura su questo, ma comunque l'allucinatorio in qualche modo è un'esperienza sensoriale, una faccia, una mano, un cane col pelo dritto, uno scarafaggio, il sole che tramonta un'eclissi, un tacco troppo appuntito di una ragazza che passa, un'esperienza di nausea che mi dà l'idea che il mio stomaco mi esca dalla bocca e non torni più dentro il mio corpo, una fantasia che il mio cuore non sia un cuore che batte ma sia un orologio che si può fermare in ogni momento, cioè che in ogni modo sia dall'esterno che dall'interno possano esistere delle esperienze percettive che possono essere senestesiche. Possono essere esogene, possono venire dall'esterno, possono venire dall'interno, ma che comunque queste esperienze hanno la caratteristica di decontestualizzare ciò che avviene intorno a loro, di imporsi come una potenza in assoluto, dopo la quale la persona dice a me è capitato questo e dopo che ho visto questa cosa io non sono più lo stesso. Questo è l'allucinatorio. Cioè l'allucinatorio è un'esperienza ipersensoriale che si impone con una capacità. Decontestualizzante e derazionalizzante, come qualcosa che sembra come dire, porsi come un assoluto e non come un relativo, come un qualcosa di pensabile. A questo punto, se voi mh, consentite acconsentite a seguirmi su questa strada, che cresce, me l'ha intuito, che la persecutorietà è la conseguenza di un'esperienza di perforazione, che io declino, vi propongo di declinare come questo allucinatorio per sensoriale, Beh, ci sono due destini possibili di questa ipersensorialità, quello traumatico e quello psicotico, che sono diversi. Ecco, questa è la proposta forte che vi volevo fare. Il trauma e la psicosi sono accomunate dal fatto che entrambe propongono un'esperienza di ipersensorialità angosciata, iperemotiva, potente e decontestualizzata. Ma si differenziano perché una va in una direzione, il trauma, e una va in un'altra direzione. Lo psicotico vive questa iperallucinatorietà secondo modalità che non sono quelle del traumatico. Cioè, mi cerco di, di dirvi meglio perché penso questo. Tutti voi sarete sicuramente molto addentro alle spiegazioni fenomenologiche che si danno della psicosi, no? In fondo, se pensate, lo diceva Di Petta prima, anche Filippo Ferro, ma insomma, la psicosi è caratterizzata dal fatto che l'esperienza percettiva. Non si sa da dove viene, è talmente forte che non ha tempo e non ha spazio. Noi siamo abituati a dire questa cosa è successa qui, adesso ed è successa in una sequenza temporale. Ma se una cosa avviene con una potenza sensoriale eccessiva, il qui e adesso se ne vanno, scompaiono. Lo psicotico vede il sole, e quello è il sole: il sole che c'è stato in passato, il sole che ci sarà in futuro, il sole che ci sarà sempre. E di fronte a quel sole il tempo si annulla ho visto una luce tale che adesso sono precipitato in un altro mondo. Cioè in qualche modo l'idea che mi pare la fenomenologia propone e che è molto importante è che l'esperienza eh, ipersensoriale è fuori dal tempo, fuori dallo spazio. E aggiungo io, è fuori dalla mente. Non si sa da dove viene. Io me Lo diceva Di Petta prima, io mi ricorderò sempre, un mio paziente psicotico diceva, venendo da lei ho sentito un clacson che suonava. Ma da dove sarà venuto quel suono? Chi lo sa? Dio? La macchina? Lei? Qualcuno che me l'ha mandato? Gesù Cristo? Il Presidente Reagan? Al tempo era Reagan il Presidente. Ma qualcuno. Però quello che era terribile, angosciante, spaventoso, era lo sperdersi in qualche cosa che non aveva una localizzazione nel tempo e nello spazio. Questa è l'ipersensorialità psicotica. Cioè, in qualche modo l'esperienza sensoriale si verifica con una tale potenza che eh, toglie intorno a sé il contesto abituale in cui sono, noi siamo abituati a inserire le cose. Ecco, allora è chiaro, no, diceva appunto eh, eh, Di Petta no, prima, in qualche modo il, la, il delirio è come, eh, anche Ferro lo, lo diceva, il delirio è come la costruzione che si fa sopra questo, è chiaro che il nostro psicotico ha bisogno disperatamente. Per dare un senso a questa cosa, di localizzarla in un tempo e in uno spazio che non possono essere il tempo e lo spazio abituali, devono essere necessariamente il tempo e lo spazio di qualche cosa che implichi il soprannaturale, implichi il misterioso, implichi il magico, perché questa cosa è magica, è strana, è bizzarra, è assurda, è divina, è sacra. Non si può inserire il sacro nel normale, sono due livelli inconciliabili. Il sacro, per sua natura, è. L'irreparabilmente altro, no? diceva mi pare Otto, no? il filosofo che si è occupato del sacro, è ciò che è irreparabilmente un'altra cosa. Ecco, allora io vi proporrei l'idea che per capire meglio la psicosi, e poi ci sono le differenze utilissime che faceva Di Petta fra endogeno e esogeno, ma per capire meglio la psicosi noi dobbiamo capire che l'esperienza sensoriale si pone con una certezza assoluta di qualcosa d'altro. Io penso che sia questa la difficoltà più grossa che noi abbiamo. No? Avete presente tutti voi, no? si sta facendo un colloquio con uno psicotico, a un certo punto quello dice tutte cose normali. A un certo punto dice mi sono svegliato la notte e ho visto che il sole entrava nella stanza, e illuminava tutta la stanza, erano 3 di notte. E lo psicotico dice è psicotico. Guardate in questa frase, psicotico, è psicotico, c'è tutto, c'è la diagnosi, ma c'è anche la difesa. Perché non si tratta di entrare nel sole, col sole nella sua stanza, ma di capire che per lui quella è un'esperienza di certezza assoluta ed è una certezza assoluta decontestualizzante che in qualche modo, ma è chiaro che la dobbiamo far passare il prima possibile, ma al tempo stesso dobbiamo sintonizzarci sul fatto che lui veramente in quel momento, lei veramente in quel momento ha provato quella cosa e quando lui starà meglio ritornare su quel sole e capire quel sole cosa voleva dire. A quale esperienza si ricollegava? Non farlo scomparire del tutto, perché quel sole nasceva da qualche cosa, ecco, che poi è diventato qualche altra cosa. Ora poi cercherò di, di spiegarlo meglio. Quindi il delirio vi proporrei l'idea, che poi, ripeto, è un'antica tradizione fenomenologica, che poi Freud riprende ampiamente, ancora una volta, una convergenza fra. Eh, psicoanalisi, fenomenologia e aggiungerei io anche le neuroscienze cioè il delirio è in qualche modo un tentativo di spiegare l'inspiegabile di razionalizzare e umanizzare il divino perché è inevitabile che un pensiero, un'esperienza che viene come un lampo come qualche cosa viene dall'esterno immediatamente noi diciamo è il destino, è Dio è un angelo, è un demone è qualcosa che... perché non è nella legge normale Ecco, allora eh, la, la psicosi, in qualche modo, mi pare che prende la strada a partire da un'ipersensorialità, prende la strada di una elaborazione magica. Questa è la grande differenza, mi pare, della ipersensorialità psicotica dall'ipersensorialità traumatica. Cosa avviene invece nella ipersensorialità traumatica? Ecco, qui è un altro punto il trauma, vabbè il trauma io non vi voglio come dire, noiare troppo a lungo perché è un discorso gigantesco, poi ormai i tre quarti della psicopatologia psicoanalitica ma anche fenomenologica sono sul trauma giustamente, ma io vi proporrei questa idea, il trauma due cose, uno è un'esperienza di assoluta impotenza rispetto a qualcosa che ci accade nel trauma noi sperimentiamo una passività totale è un'esperienza insopportabile, è inutile che vi cito il traumatizzato, torturato nelle prigioni di una polizia, di uno stato dittatoriale. Ma comunque è un esempio abbastanza illuminante. Oppure trovarsi su un treno che deraglia e io sento che la forza che mi sbatacchia contro il finestrino è mille volte più forte della mia capacità di trattenermi attaccato a qualche cosa. Quello è il trauma. Il trauma è l'esperienza dell'assoluta impotenza a controllare qualcosa che ci succede. Eh, e questo è importante però perché questa esperienza di impotenza assoluta, questo è Freud in, in visione, sintomo e angoscia, però insomma non c'è bisogno di eh, ricorrere a Freud, credo che sia un'esperienza comune, no? cioè la passività che si sperimenta nel trauma è la sua grande capacità di terrorizzarci e sotto sotto anche la forza grande di attrazione che il trauma esercita, perché ricordiamoci sempre che noi odiamo la passività ma sotto sotto anche la desideriamo. Perché sentirci vittime di una forza strapotente anche ci dà finalmente la liberazione da noi stessi e di dire ah, oh, finalmente mi lascio andare a questa forza. No, in qualche modo, ma senza allora addentrarci che lì c'è tutta la perversione, il stato masochismo, ma non voglio entrare in questo settore così complicato. Però in qualche modo io vi farei la proposta che l'impotenza assoluta ha delle grosse conseguenze sul piano anche neurofisiologico e associativo, perché paralizza la mente. L'idea di un'esperienza passivizzante, che rende impotenti, che rende assolutamente passivi, che impedisce qualunque forma di eh, eh, controllo dell'esperienza che succede, che non sia quella di una profonda dissociazione. Mi distacco completamente da me stesso, mi faccio un corpo morto. A chi ci riesce, non tutti ci riescono, a chi ci riesce, riesce a sopportare l'esperienza traumatica. No? cosa succede? E qui le neuroscienze ci vengono in aiuto, vedete come per me affascinante vedere come psicanalisi e neuroscienze, da come due francesi e italiani del Monte Bianco, no? poi si incontrano a metà. Ma che cosa succede? Succede che in qualche modo le nostre capacità associative, corticali, vengono tagliate fuori, ma non vengono tagliate fuori del tutto le capacità sensoriali e le capacità emotive. Quindi il trauma da un lato rimane come una potente emozione, in cui c'è una grossa componente eccitatoria, traumatizzante, terrificante, e una certa componente però di attrazione misteriosa e rinnegata. E poi l'altra è sensoriale, rimangono dei frammenti di sensorialità. Mi ricordo il cespuglio, che è l'ultima cosa che ho visto prima della bomba che è esplosa accanto a me. Mi ricordo l'orecchio peloso del mio violentatore. Mi ricordo la sensazione che mentre succedeva questo suonava una campana. Ecco, queste sono cose estremamente frequenti. Chi di voi si occupa di testimonianze sa bene come le i testimoni di esperienze traumatiche riferiscono sempre in modo frammentato, parziale, perché appunto il terrore parzializza, sensorializza e frammenta l'esperienza. Allora vedete che in qualche modo anche qui c'è un'ipersensorializzazione, cioè il ricordo che io ho di un'esperienza traumatica è un ricordo da un lato di una potente emozione mista, attrazione a terrore. E dall'altro di una frammentazione sensoriale che non si sa bene dove collocare. E quindi, io mi ricordo, per esempio, non so, sapete, penso che vi sarà capitato, pazienti che hanno avuto esperienze molto drammatiche, per esempio, di abusi da parte dei genitori. Nei loro sogni compaiono grossi pesi sulla schiena, una sensazione di un frugare nella mia pelle la sensazione di un liquido vischioso che mi entra negli orecchi. Boh. Che vorrà dire, dottore? Chi lo sa? Boh. Poi vedete che, piano piano, si capisce. Sullo sfondo c'è un abuso, c'è una violenza, c'è una sessualizzazione incongrua, c'è un'ancestualizzazione, eccetera, eccetera, eccetera. Beh, però il ricordo che si ha di questi non è quella volta... Sì, ci può essere anche quella volta che mio padre mi entrò nel letto e mi toccò, ma più spesso c'è... Pezzetti di senso, pezzetti di sensorialità che possono essere come dire, articolati con la scena centrale, possono essere spostamenti della scena centrale, possono essere sintesi della scena centrale, ma in qualche modo sono dotati di un potere sensoriale così forte che paralizza le capacità associative. Però ecco dove vorrei arrivare, mentre nella psicosi. C'è un potente tentativo di elaborare attraverso il delirio tutto questo. Lo, lo psicotico non si stanca mai di dare un senso alle sue cose. Cioè, la mancanza di senso dello psicotico è talmente drammatica per lui o per lei, è talmente angosciante la sua paura di sprofondare. È talmente angosciante, Borgna ce l'ha detto in mille modi, no? ma l'ha detto in modo anche molto affascinante. L'angoscia esistenziale che deriva dallo stare a contatto con qualcosa che non è l'abituale. Eh, non è mica tanto facile dice, stare a contatto quotidianamente con qualcosa che non è l'abituale. Oppure qualcosa che noi stiamo cercando disperatamente di far diventare abituale, ma che non è. Allora in qualche modo lo, lo, lo psicotico fa questo sforzo continuo, infatti c'è chi dice, non so chi lo diceva, io sono d'accordo, i psico psicotici sono eh, filosofi per forza, sono costretti a filosofare, sono costretti a filosofare perché stanno, come dire, sempre alle prese con il non senso. E certo Dio sa quanto poi per noi psichiatri è faticoso combattere quando loro hanno trovato un senso altro. Il delirio per definizione è una spiegazione che non accetta altre critiche, no? eccetera, eccetera. Sappiamo tutti la definizione. Ma perché? Perché deve dare un senso a qualcosa che non ce l'ha e quindi deve essere fortissimo. Nel traumatizzato, invece, questa tendenza a delirare, nella mia esperienza, non c'è. Questo ci può essere utile sul piano clinico per distinguere il borderline dallo psicotico. Voi sapete che. Disturbo borderline di personalità, adesso sì, il DSM4, il DSM5 l'hanno ripreso, riproposto in mille modi, però c'è sempre un dibattito, specialmente negli ambiti psicopatologici, sia psicanalitici che fenomenologici. Ma veramente esistono i borderline? O sono degli isterici gravi? O sono degli psicotici semicompensati? È eh, un dibattito affascinante, interessante. Io su questo, molto modestamente, vi dico la mia: secondo me esistono veramente i borderline? Sono veramente persone che non sono psicotiche? non sono isteriche, ma hanno un problema molto forte di un trauma che ha lasciato un'esperienza di passività che loro cercano disperatamente di trasformare in attività, l'identificazione con l'aggressore e tutte queste cose, e dall'altro lato che questa difficoltà che loro hanno li mette a contatto con delle esperienze sensoriali, traumatiche, che vuol dire traumatiche, insopportabili. Cioè io ve lo direi con una battuta, per lo psicotico il mondo è misterioso. Per il borderline traumatizzato il mondo è cattivo. C'è una bella differenza. Il mondo del borderline, del traumatizzato, non è un mondo senza senso, è semplicemente un mondo violento. Il mondo è violento, caro dottore, lei mi fa tutte queste mie storelline, no? la sua moglie, i suoi figli, la sua laurea. Il mondo è violento, guardi cosa succede in Siria, guardi cosa succede in America Latina, guardi cosa succede con i migranti. E lei mi vuole dire che il mondo non è, è bello, che la vita è bella. Eh! Perché? Perché, vabbè, a parte le cose che succedono nel mondo, sono abbastanza spaventose per tutti, ma comunque al di là di questo, voglio dire, perché c'è questa idea nel traumatizzato che il mondo sia violento e che non si possa mai dimenticare questa violenza? Eh, perché la violenza ha lasciato una traccia amnestica, sensoriale talmente potente che questa traccia mi ricorderò sempre la faccia di mia madre, quella volta, sembrava impazzita. Mia madre in quel momento era diventata così violenta che mi terrorizzava. Lo psicotico direbbe mia madre era stata catturata da un demone o da un angelo. Era stata invasa da un dio cattivo. Il bordele dice che mia madre era cattiva. Non so se rendo l'idea, è diverso, no? Cioè la ipersensorialità traumatica diventa eh, mondana e violenta. La, psi la ipersensorialità psicotica diventa misteriosa e delirante. Ecco, questo a me sembra una differenza molto importante. Che, eh, vedete come poi si ritorna allora anche al, al, al tema di Kreshmer, cioè, in fondo, in tutti e due i casi. Crashmer in fondo, non so se lui parlava di una barriera di contatto, non credo, il concetto di barriera di contatto l'ha inventato Freud e poi l'ha ripreso mio, ma noi non la chiamiamo così, noi la chiamiamo appunto la capacità sensoriale di contestualizzare, di razionalizzare, di collegare, di usare le varie aree della corteccia per integrare, tutte queste cose che sappiamo. Ma in qualche modo la possibilità che il nostro psicotico o il nostro board ha di mettere insieme le cose è distrutta dalla eccessiva potenza di questa sensorialità questa eccessiva potenza di questa sensorialità non si limita a farla da padrone come dicevo prima ma sfonda sfonda la pelle contenitiva c'è uno psicanalista francese eh, di De Anzieu, forse qualcuno di voi lo conosce che ha scritto un libro che io trovo straordinario che si chiama L'Io Pelle Le Moi Po. E lui dice, in fondo, riprende una frase di Freud interessante, che è molto importante anche per chi si occupa di neurofisiologia, lui dice, l'io, Freud, e Anselo riprende, dice, l'io in fondo è un io corporeo, ma di questo non sappiamo ancora molto. Anzi, Freud a suoi tempi diceva di questo non sappiamo niente, adesso ne sappiamo un po' di più. Che vuol dire che l'io è un io corporeo? Che noi rappresentiamo il nostro io, cioè la nostra identità, la nostra soggettività, il nostro senso di esistere attraverso delle immagini corporee, utilizziamo il corpo per rappresentare il nostro io. Il nostro io ha una pelle, ha una testa, ha una pancia, ha dei genitali, ha una lingua, ha una voce, ha degli occhi, ha degli orifizi, no? Ecco, è molto importante che noi possiamo rappresentare il nostro io, in fondo questo è uno dei grandi portati della psicoanalisi. In fondo Freud a cosa si perché era così fissato sulla sessualità? Perché la sessualità di Freud non è quella che si dice in giro, ah, era fissato con la sessualità. No, la sessualità di Freud è il corpo. È il fatto che il corpo non sta mai zitto. Non sta mai zitto. Mai. E non soltanto perché ha fame, sete, sono, come dicono queste visioni un po' adulcorate del caregiver, no, della brava mamma che si occupa del bambino. Il corpo del bambino ha sempre qualcosa di più di quello che si può dare a lui o a lei. Ma questo mi porta un pochino lontano. Ma comunque, la corporeità. Ecco, è un modo con cui noi possiamo rappresentare un contenitore e un contenuto. Il contenitore è la nostra identità, il nostro mondo, il nostro modo di rappresentare le cose. Il contenuto sono le nostre passioni, le nostre pulsioni, le nostre fissazioni, le nostre fantasie, le nostre immaginazioni, ma perché no, anche le nostre percezioni sensoriali troppo forti, sia che esse vengano dall'interno, sia che esse vengano dall'esterno. Ecco, allora. Ehm non so se è una visione troppo tragica a proporvi che noi continuamente combattiamo col fatto che dal mondo esterno, e dal mondo interno, ci vengono delle cose troppo forti che noi le dobbiamo aggiustare, edulcorare, sistemare o scegliere delle altre cose forti che ci diano l'illusione di controllarle. Ritorniamo alla psicosi e poi mi avvio alla conclusione. In fondo, la psicosi, quando io vi propongo l'idea che sia un'ipersensorialità che nasce dall'interno. Che non nasce dall'esterno, e che nasce, come un, o che viene, nasce anche dall'esterno dall'interno, ma che non è un trauma, è un tentativo di rappresentare qualche cosa che mi succede, secondo delle modalità ipersensoriali. Ma Perché? Perché io attribuisco a quell'esperienza qualche cosa che deriva da una mia storia di relazione con le figure primarie, e in qualche modo l'idea sarebbe questa: certe relazioni meglio, certi aspetti della relazione con le figure primarie sfuggono a una razionalizzazione narrativa. Lo psicotico in fondo con che cosa è le prese? Con qualcosa, qualcosa non gli torna. Qualco, quella meraviglia di mia madre, dottore, non si azzardi a parlare male di mia madre, se no io mi alzo e me ne vado, si piaci, figuri. Però in certi momenti mia madre mi faceva vedere quei suoi denti gialli e io con quei denti gialli non ci vado d'accordo. Cosa sono quei denti gialli di mia madre? Porca miseria. Non riesco a metterli d'accordo con quell'angelo che è mia madre. Oppure un altro mio paziente psicologo, Mia madre mi faceva il bagno quando ero piccolo, ma mi passava il sapone sulla schiena e aveva le unghie laccate di rosso. Dottore, io con le unghie laccate di rosso, col sapone sulla mia schiena non me lo scorderò mai. Eh, voi direte, vabbè, ma il dottor Corella è un po' poetico, si attacca alle unghie e alla mia... No, lui veramente ha il problema, ci pensa continuamente e quelle unghie e laccate di rosso lo attraggono e lo terrorizzano. Lo attraggono e lo terrorizzano. E allora bisogna lavorare sulle unghie laccate di rosso. Bisogna fermarsi lì e dire, forza, vediamo un pochino così. Cioè, cosa sono le unghie e laccate di rosso? Sono le parti negative, l'area traumatica del rapporto con sua madre che non, non è rappresentabile. Secondo i nostri modelli nevrotici, l'ambivalenza, mia madre le voglio tanto bene, tanto brava, tanto buona. però c'è qualcosa che non va come tutti gli esseri umani: un po' l'amo, un po' la odio, oh, questa è la normale nevrosi di tutti noi. No, io l'amo e basta. l'odio dove va a finire? Va a finire nelle unghie laccate di rosso, va a finire nei denti gialli, va a finire nell'occhio spiritato, va a finire nel fatto che quando russa fa un rumore insopportabile. Ecco, allora io vi propongo l'idea che l'ipersensorialità psicotica sia il deposito di ciò che non viene inserito a un livello verbalizzato, come dire, familiare, normale, potremmo dire, nel rapporto con le figure primarie, è che questa sensorialità in qualche modo rimane come un pegno, un perno di contraddizione insolubile. Viene divinizzata, viene sacralizzata e poi nasce il delirio, in qualche modo. Invece nel trauma tutto questo non si verifica, nel trauma veramente io dico mia madre era violenta. Dottore, ci viva lei con mia madre, io non ci riesco più a vivere, però non mi staccherò mai da lei. No, Borderla è così. No? Allora, se voi ehm, concludo con degli accenni sulla terapia, se voi pensate che questa proposta di una ipersensualizzazione allucinatoria sia come dire un nucleo fondamentale della patologia psicotica e della patologia traumatica, e che da questo nucleo fondamentale si diramano due strade. Quella del trauma che porta a una visione drammatica del mondo, l'idea del potere, l'idea che il mondo è fatto da chi vince e da chi perde, il borderline, no? eh, Ho bisogno di te ma al tempo stesso ti devo sconfiggere continuamente, è no? un grande tema del borderline. Ne contiene senza di te. Invece il grande tema dello psicotico è esiste un Dio misterioso che chissà perché fa delle cose strane e tutto quello che non mi torna nei rapporti umani finisce in questa specie di divinità misteriosa che fa le cose strane. Allora sì, eh, quest'idea, che ripeto, a me eh, l'idea di parlare di Krasmer mi era piaciuta perché mi sembrava che la vergogna di Krashmer era proprio l'espressione della perforabilità del contenitore che il trauma sfonda e che crea questa ipersensorialità. Cioè l'ipersensorialità è il segno di un, di un contenitore sfondato, da cui la nudità. Da cui la vergogna, da cui l'impotenza, da cui il bisogno di delirare o di costruire un mondo in cui qualcuno comanda e qualcuno obbedisce al borderline. Eh no? Allora, se le cose vanno così, la mia proposta molto modesta è: cerchiamola questa ipersensorialità, non buttiamola via subito a suoni di neurolettici, diamo i neurolettici necessari per renderla sopportabile, ma non la facciamo secca. Perché se noi diamo a talmente tanti neurolettici da impedire alla persona di venire a contatto con queste origini della sua ipersensorialità, non capiremo più come si è potuto verificare tutta la successione. Quindi io sarei, vi proporrei l'idea, i neurolettici sono stati una svolta, lo diceva adesso Filippo Ferro, eh, è chiaro, io vi propongo questa idea molto modesta, ma mi importa, i neurolettici servono per poter lavorare con gli psicotici. Non è che i neuroelettrici servono e basta. Senza i neurolettici non si lavora con gli psicotici. Io aggiungerei non i neuroelettrici, ma gli stabilizzatori dell'umore: sono necessari per poter lavorare con i borderline gravi. Ma per carità, non ci limitiamo all'idea che basti quello e basta, perché quelli ricacciano in cantina la ipersensorialità. E noi dobbiamo andare a ripescare. Ma tanto quella ritorna fuori. Cioè, stiamo attenti che un pura approccio farmacologico caccia in cantina l'esperienza ipersensoriale non l'ha nulla ecco. quindi non si tratta di essere pro o contro i farmaci per carità, queste sono dialettiche antiche stupidissime che io aborro i farmaci sono fondamentali, io le do a garganella ma non è il problema dei farmaci il problema è vogliamo avvicinarci a questo nucleo sensoriale originario ecco, che vuol dire avvicinarsi? intanto farselo dire allargare il discorso fare noi quelle associazioni. Ma ah, cioè, le, un le unghie laccate di rosso, però cosa sono? Eccitamento, rabbia, sangue, cosa le fanno venire in mente? Le piacciono anche adesso le donne con le unghie laccate di rosso, le piacciono le donne che si, si eh, mettono il, il colore rosso sulle unghie, ma su solo sulle mani o solo sui piedi? E il rossetto che ne dice? E così via. Cioè, allargare la sfera sensoriale in modo che piano piano questa sfera, anziché sembrare che venga o da un cattivo, Uh, oggetto che ci attacca il border o da un oggetto misterioso di cui non sappiamo niente lo psicotico, diventi qualcosa che si può condividere col proprio psicoterapeuta, psichiatra o, o, o chi si sia per lui. Cioè è importante, mi sembra, e io vi posso assicurare che gli psicotici sono fortemente grati quando qualcuno finalmente si avvicina al nucleo sensoriale di base del loro delirio. E questo risponde anche un pochino alla domanda terribile, finisco, alla domanda terribile di dire ma quando uno delira bisogna dargli ragione o bisogna dargli torto? Bisogna dire le sbaglie, perdere la sua fiducia, bisogna dire dargli ragione e diventare coll collusivi con la pazzia. E come si fa a convincere un delirante a prendere i farmaci se quello è convinto che il suo delirio sia l'unico modo per salvarsi? E io vi rispondo, chiedeteli come lui si è fatto a questa convinzione, come è arrivato a questa idea. Che ansia le procura questa idea? Allora io, nove volte su dieci, sono riuscito a proporre i farmaci a un psicotico delirante, dicendo: Guardi, intanto calmiamoci un pochino e riacquistiamo un po' di lucidità, poi vediamo cosa le sta succedendo. Questo non mi va. ha funzionato quasi sempre. Nel senso, a meno che non ci sia proprio una volontà chiara di sfidare il medico, ma in linea di massima, avvicinarsi a questo nucleo di sensorialità. Permette anche lentissimamente di mettere a fuoco queste figure primarie, di dire che cos'è che è finita in quella sensorialità, e più che altro il nostro psicotico non si sente più solo, non si sente più alle preso con qualcosa che nessuno capisce, e che soltanto lui o soltanto lei si sente sulla, nella sua testa come qualche cosa che non può condividere. Ecco, io non so se questa idea dell'ipersensorialità e d'altra parte mi consola mi concluderei con questo discorso mi consola una conversazione molto interessante che ho avuto con un neurofisiologo americano che studia la neuroimaging e l'elettroencefalografia delle psicosi e delle depressioni che si chiama Nortoff, lo conoscerete forse è venuto spesso in Italia un neurofisiologo canadese di Ottawa il quale mi ha detto ma caro mio, la psicosi è una malattia della sensorialità tutto il resto è sovrapposto. È qualche cosa, è una sensorialità che nasce dall'esterno, nasce dall'interno con una tale potenza che il nostro povero psicotico è sopraffatto da questa visione. No. Ecco. E quindi in qualche modo la... è giusto, la psichiatria sociale lo fa, Continuamente E mandiamoli al centro sociale e mandiamoli al centro diurno e diamogli le la borse lavoro e mandiamoli alla collettività. Ma certo, ma figuriamoci. Però teniamo conto che se da qualche parte, e qui ritorna il connubio psicanalisi, fenomenologia e neuroscienze: se da qualche parte non ci si avvicina a quello che è finito in cantina, e quella cosa rimarrà in cantina, sia pure che. Poi non dico che gli passa, ma almeno. La vediamo insieme questa cosa che sta in cantina, la sopporterà meglio, altrimenti le psichiatrie sociali sono potentissime. Ma in fondo agiscono su una scissione buona: non ci pensi, via, lasci stare. Non so se si può andare avanti troppo tempo con lasci stare, non ci pensi, no? È in linea di massima, un po' si va avanti. Non si tratta di essere contro la psichiatria sociale, ma di cogliere il fatto che se non c'è una dimensione. Non sto parlando della psicoterapia, parapà, pa, parapà pa, una volta a settimana, il mercoledì alle 17, no, sto dicendo se non c'è una dimensione, e non a parole però, eh, davvero, davvero, non a parole, perché a parole sono tutti per la relazione, e nella realtà pochissimi lo sono. Se, se veramente, perché la relazione? Non perché ci piace la relazione, perché la relazione personalizzata permette di avvicinarsi al nucleo ipersensoriale, che non va nei gruppi, non va nella psichiatria sociale, ma va soltanto in un rapporto intenso con un'altra persona che sa cosa andare a cercare e ha la pazienza di andare a cercare.